la politica delle liste pulite. Gente che non deve avere un avviso di condanna. Alla fine si è scoperto che anche la Bonino ha una, qui a Roma, la notizia di stamattina, che ha un avviso di garanzia. La Bonino ha un avviso di garanzia. Non lei, una della sua lista. Una della sua lista. Che idea si è fatta? Cioè, questa cosa delle liste pulite, portata all'estremo, poi alla fine addirittura Pisano ha detto vedremo i candidati una volta eletti se hanno la fedina pulita. Cioè, questa spada di Damocle, premesso che lei ha ribadito, come la vede questa politica? Entrare in questa logica della PDL anche? Io vedo che ci sono discorsi di buon senso che sono accettabili da tutti. È chiaro che chi si candida dovrebbe essere non pulito, pulitissimo. Non c'è dubbio su questo. Ma che vuol dire per lei, però, se no? Vuol dire che se ha pagato una multa, va bene. Se ha una condanna, no. E se ha condanna già in primo grado, non è che sia, io lo dico anche contro di me. Infatti, glielo stavo dicendo, la condanna in primo grado uno evita, no? Che aspetti che sia pulito e poi ti canti, cioè aspetti che ti sia ripulito tutto. Sono cose di buon senso. Però scusi, lei lo dice contro se stesso, questo è coraggioso. No, io dico quello che penso, anche contro me stesso. Io perché mi sono candidato, non perché volevo farlo, l'ho già detto. Mi sono candidato per legittima difesa. Okay. Io sono stato accusato di cose che riguardano la politica, su questo io non ho dubbio, prima di tutto perché ho il testimone della mia coscienza e secondo perché è così, io sono candidato per difendermi. Ma non, uno condannato in primo grado non dovrebbe candidarsi, condannato in primo grado. Diciamo, io con la garanzia, francamente no, perché la vita di garanzia lo può mandare qualunque persona, qualunque magistrato, a chiunque, e allora diventano le liste dei magistrati, no? L'avviso di garanzia, no, quello non... E quando ha sentito... Dovrebbe essere la persona stessa che sa le cose, dice no, non mi candido perché facciamo un pasticcio, no? Ma se io sono innocente, perché non mi devo candidare? Sempre su liste pulite dei magistris, lo ieri assolto, tantissimi assolti, condannato Saladino prima a 2 anni, però... tantissimi assolti. Che idea si è fatto questa soluzione di Loiero? No, io nessuna idea perché l'avevo già, su De Magistris ce l'avevo già l'idea. Quindi... E qual era? Tanto parliamo di un un magistrato che ha usato la giustizia per la politica. Ma insomma, è talmente imbarazzante che si candidi un magistrato. In America non è possibile, non è possibile, scusi, e in una riforma cosiddetta dello stato giudiziario del paese dovrebbe entrarci questo magistrato, diciamo PM in particolare, no? Che non sono giudici, sono pubblici accusatori, non può, non dovrebbe candidarsi fino a 8 anni da cui, diciamo almeno dai quali ha smesso di fare il mestiere di magistrato. Oppure si dovrebbero regolamentare queste. La riforma della giustizia andava avanti, che tempi vi siete dati? I tempi sono biblici a quanto pare. No? Anche sulle intercettazioni state litigando, i Fignani hanno messo evidenti, vogliono mettere alcuni indizi, voi evidenti indizi, cioè che sta succedendo a questa riforma della giustizia e Alfano che fa? Io non chiedo da fare, io vabbè, ma lei anche della PDL, cioè sì, ma anche lei. Ma non è che poi io parlo di queste cose, non ne parliamo. Non se ne occupa della. No, cioè avete rinunciato alla. No, io non ho. Nessuno ha rinunciato, però chi se ne occupa è lento. È lento, e certo. Dipendesse da lei, allora, separazione delle carriere, se ben capito, giusto? Dipendesse da lei. PM. Non candidatura forse. Francamente io non l'ho studiato, onestamente. Non posso. L'opinione ce l'avrà. No, neanche tanto. Ha detto che non si possono candidare. Intercettazioni. Diciamo usiamo il sistema americano, no? Adottiamo il sistema americano. Un'idea. Che è un'idea perché funziona, perché è già sperimentato. Il sistema americano sarebbe da prendere quasi in toto. Per cui sulla separazione delle carriere non me ne intendo tanto, c'è chi dice sì. La farete, secondo lei, previsione, si farà questa riforma della giustizia? Intercettazioni, abbiamo visto, e
c'è una cosa che dovrebbe dar fastidio anche alla sinistra, secondo me, in questi giorni qua. Cosa c'entrano le abitudini sessuali di Balducci con presunte, con l'indagine sulla... Cioè, siamo pazzi. No, cioè, lì io mi sarei aspettato che la sinistra avesse sollevato, e anche i garantisti del centrodestra, insomma, questo uomo, adesso non voglio dire povero uomo, però finché non è condannato, cosa c'entra? Ammesso che l'abbia fatto, perché da una telefonata si può fare chissà cosa, no? Cioè, a me ha fatto orrore quella roba lì. Quello che prima stagniamo tremendo è la barbarie dei tempi attuali. Io per esempio mi domando come mai quando fanno le deposizioni delle procure, le testimonianze, le trascrizioni, ci sono pagine di omissis, no? Giustamente, per molte volte. In questo caso, quando fanno le intercettazioni, ammesso non concesso che prendano ciò che riguarda l'eventuale reato, le cose familiari dovrebbero pensarle, perché sono cose personali. Francamente, buttate il pasto alla gente, io lo trovo un atto di barbarie. Terribile, poi per lui alla famiglia, dei figli. Ma se ho messo presunte, però pensi la moglie, i figli. Cioè, però un atto di barbarie vero. E la sinistra è stata zitta, però. È grave. Su questa cosa qua. La sinistra, dove? Bersani, secondo me, su questa cosa c'è. Siamo garantisti anche quando ci sono queste cose. Io intervisterò Palamara, glielo dirò, ma non è accettabile una cosa del genere. Cioè, a questo punto diventiamo tutti, cioè, cosa vuol dire? Tutti possiamo finire nel tritacarne, anche uno che non. Ma cosa c'entra questa cosa di Balducci? Ha rubato? Ha pagato i presuntamente i prostituti con i soldi? No, e allora che me frega a me, scusi? Cioè, erano minorenni? No, e allora. Cioè, questa cosa a me fa paura. Su Bertolaso che idea si è fatto e sulla vicenda? Lei si meraviglierà, ma io non mi sono fatto. Cioè, l'idea che di chiunque legge il giornale. E lui lo conosce? No, non lo conosco. Beh, non so chi è. Come ha agito? Bene o male? Secondo me ha sempre agito bene. Ma meritava di fare la SPA o no? La SPA cos'è? La società per azioni della protezione. Non mi sono mai preoccupato. E il ministro lo vedeva, il ministro del governo, come ha annunciato per la sua? Sì. Sì. Infatti, non c'è niente di male a dirlo.